Ragazzi, sono qua ancora allo stand di Samsung, sto smanettando con la Chiara 360 che vedete in questo momento. Adesso capirete perché mi sto abbassando e capirete perché con la mia videocamera sto riprendendo la Chiara 360, il Samsung Galaxy Note 7 che è qui. Qui siamo a 22 secondi, io sono a 27 secondi con la mia videocamera. Vi faccio intanto un 360, vi faccio vedere un po' in giro e dopo vi spiego perché praticamente sto facendo questo video un po' lungo, facendovi vedere un po' a destra e a sinistra quello che Samsung ha messo in atto. Qui c'è un ragazzo Samsung che sta spiegando a quest'altro ragazzo come si usa la Gear S. Guardate, adesso io faccio stop, il video praticamente viene processato, vado dentro all'interno della galleria. Ci ho messo un po' a capirlo, devo dirvi la verità. Diciamo 360 e guardate, vediamo se la luminosità è alta, credo di sì. Ecco, poco importa. Scusate se ho un attimo tirato indietro, vedete? C'è praticamente un video a 360 gradi con io che vi faccio la recensione del Gear 360, in realtà più un piccolo bigliettino introduttivo, vedete? Qui vi stavo dicendo quello che stavo facendo e voi non riuscivate a capire, adesso avete capito il motivo, perché vi voglio far vedere questa 360. È davvero una cosa, veramente una cosa figosa, è una cosa figosa, è una di quelle cose che sicuramente va portata al mare, metterla sugli scogli, fare dei bellissimi video e quant'altro. La rimettiamo a posto, se no mi uccidono. Scusate un attimo, io sono ancora lì, che sto riprendendo, vedete? Che schiata. Intanto posso andare in giro e vedere cosa stanno facendo gli altri, posso anche vedere sopra, posso vedere dappertutto. Insomma, un prodotto davvero interessantissimo che sicuramente mi acquisterò perché mi prende davvero tanto. È una di quelle cose, è una di quelle chicche. Ma adesso vado a provare il visore. Sì, vado a provare il visore, ma purtroppo video non ne posso fare. Ciao ciao dall'IFA di Berlino e dalla Samsung Camera Gear 360.